quante bella giovinezza, che si fugge tuttavia. Chi vuol essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Queste Bacco ed Arianna, belli e l'un dell'altro ardenti, perché il tempo fugge e inganna, sempre insieme stan contenti. Queste ninfe ed altre genti sono allegre tuttavia. Chi vuol essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Questi lieti satiretti delle ninfe innamorati, per caverne e per boschetti, han lor posto 100 agguati. Or da Bacco riscaldati ballon, salton tuttavia. Chi vuol essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Queste ninfe hanno anco caro da loro essere ingannate. Non può fare a amor riparo se non gente rozze e ingrate. Ora insieme mescolate suonon, salton tuttavia. Chi vuol essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Questa soma che vien dietro sopra l'asino è Sileno, così vecchio, ebro e lieto, già di carne ed anni pieno. Se non può star ritto, almeno ride e gode tuttavia. Chi vuol essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Mida vien dopo a costoro, ciò che tocca oro diventa. E che giova aver tesoro s'altro poi non si contenta? Che dolcezza vuoi che senta chi ha sete tuttavia? Chi vuol essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Ciascun aspra ben gli orecchi, di domani nessun si paschi. Oggi sian giovani e vecchi lieti ognun, femmine e maschi. Ogni tristo pensier caschi, facciam festa tuttavia. Chi vuol essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Donne e giovinetti amanti, viva Bacco e viva amore, ciascun suoni, balli e canti, arda di dolcezza il core, non fatica, non dolore, ciò che esser convien sia. Chi vuol essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Ardo d'amore e convienme cantare, Nencia da Barberino. Ardo d'amore e convienme cantare per una dama che me strugge il core. Cognotta che la sento ricordare, il cuor me brilla e par che gli esca fuori. Ella non trova de bellezze pare, con gli occhi gitta fiaccole d'amore. I son stato in città e in castella e mai ne vidi niuna tanto bella. Io sono stato a Empoli, al Mercato, a Prato, a Monticelli, a San Casciano, a Colle, a Poggibonsi e San Donato, a Grieve e Quinamonte e a Decomano, Feghine e Castelfranco ricercato, San Piero e il Borgo e Mangone e Gagliano, più bel mercato che entro il mondo sia è Barberin, dov'è la donna mia. Buongiorno, dobbiamo parlare di Lorenzo, questo è il mio compito. Qui siamo nel luogo dove è sepolto. Voi sapete, ricordo brevemente che per arrivare a questa sepoltura non fu facile. Lorenzo aveva previsto per sé la costruzione di una sepoltura che aveva affidato naturalmente al suo architetto Giuliano da San Gallo. Probabilmente fu iniziata proprio quando era vicino alla morte e sono spariti poi i resti. Invece fu poi Leone X, che morì quasi subito, e Clemente VII a mandare avanti il progetto di una degna sede
per seppellire i medici che erano defunti, Lorenzo e Giuliano, e nel frattempo erano defunti anche un altro Lorenzo e un altro Giuliano, cioè Giuliano, il terzo figlio di Lorenzo, duca di Nemur, e Lorenzo, nipote, figlio di Piero, del primo figlio di Lorenzo. Sappiamo che il primo progetto di queste tombe prevedeva che ci fossero 4 sarcofagi, ma poi Clemente VII, che era un committente competente e di quelli che assolutamente voleva dire la sua, sembra che volesse 3 sarcofagi. E si decise quindi subito di mettere assieme nello stesso sarcofago Lorenzo e Giuliano. Dico queste cose perché mi sembrano molto significative. Lorenzo e Giuliano erano 2 fratelli che rappresentarono, nel breve tempo in cui vissero assieme, una specie di mito, cioè quello dei fratelli concordi. Se noi guardiamo, non so, Catullo quando vuole lodare un certo Varanio che è tornato, dice: tu che dai fratelli concordi, concordes fratres, e cioè proprio la concordia dei fratelli è un po' un mito. E lì Lorenzo, perché è soprattutto Lorenzo che ci tiene a questa concordia, e ci tiene talmente che io non tanto tempo fa mi sono incontrata con un documento importantissimo del 1476, un contratto, una specie di un atto, insomma, che Lorenzo e Giuliano, proprio nel contratto c'è scritto Lorenzo e Giuliano hanno venduto alla signoria questa statua, questo Davide di Verrocchio, perché il Davide di Verrocchio, che voi ben conoscete, era in mani Medice, ha una storia complessa, è stato venduto da Lorenzo e Giuliano, perché tutti e due. E perché compaiono tutti e due? Prima di tutto proprio perché Lorenzo è uno che vuole che Giuliano sia equiparato, si vede, insomma, che sempre lo tratta bene, benissimo, lo onora in tutti i modi. Ma poi perché l'eredità era indivisa, perché ho visto dai ricordi di Lorenzo che questi medici morivano senza testamento e quindi l'eredità rimaneva sempre, e questo è interessante, questo per dire come Lorenzo e Giuliano, prima di abbandonare il Davide del Verrocchio, però vi dico una piccola curiosità, vorrei fare una domanda ma non la faccio, tanto non importa, quanti di voi sanno che il Davide del Verrocchio è fatto in 2 pezzi? Cioè la testa è separata dal corpo di Davide, e questo, quando io l'ho trovato per i fatti miei, sono rimasta straordinariamente stupefatta. E poi io sto studiando questa cosa, ho le mie idee. Cosa succede? Che siccome c'è dietro Lorenzo a tutta questa vicenda, perché questo Davide di Verrocchio compare nella storia nel 76, allora ecco che io, sapendo che Lorenzo era un personaggio straordinario, capace di idee straordinarie, audaci in tutti i sensi, ho pensato che questa composizione, assemblaggio di un Davide in 2 pezzi, che è una rarità, perché adesso potremmo dilungarci sul fatto della fusione in bronzo e via dicendo, e sul fatto che aveva un senso, secondo me, proprio perché c'era dietro Lorenzo con Verrocchio, naturalmente, che è il suo braccio scultoreo straordinario. E quindi vorrei dirvi che questo documento, ma non c'è tempo, è interessantissimo, perché in un atto notarile, sì, un contratto, perché si parla del pagamento, 150 fiorini. Cosa c'è? C'è poi un'affermazione che adesso io non ricordo bene, ma si dice la motivazione per cui è stata fatta questa vendita. Il Davide andò a finire subito alla signoria, ma il Davide, lo sapete, era simbolico per Firenze in quel momento, era il momento proprio importante. C'è questo inciso che dice, per
questa vendita è stata fatta per la magnificenza della città. Cioè, ma non dice solo magnificenza, dice quattro termini, ma tutti così, che tendono a esaltare per la bellezza, per la magnificenza. Cioè, come mai richiamarsi in un atto notarile a questi concetti straordinari? Perché si vede nel 76, Lorenzo è ancora giovane, nel 78 avviene la congiura dei pazzi, nel 76 lui è ancora un giovane più libero e più felice, se si può dire felice mai Lorenzo, di quanto sarà poi dopo la congiura dei pazzi. Ma il fatto che ci sia questo potente richiamo alla bellezza in un atto notarile, secondo me, è sempre il segno del passaggio di Lorenzo, che della bellezza fa uno scopo della sua vita. E questo dobbiamo tenerlo presente per capire chi è Lorenzo. Allora, adesso siamo arrivati a queste tombe, Lorenzo fu sfortunato, lui che voleva il bello e che certamente si era pensato di avere per sé il fratello una bella tomba, non la ebbe perché sappiamo Michelangelo e bizzarrie, fino al tradimento anche di Michelangelo, che nel 34 se ne va, poi nel 34 l'anno in cui muore Clemente VII, e tante cose cambiano. E questa arca marmorea, così semplice, che contrasta con queste... Si sente bene? Sì. Che contrasta con questi straordinari sarcofagi monumentali, è invece una cosa tardi, credo del Vasari, il quale con Cosimo I era di quelli che metteva tutto a posto, e quindi questa cappella era ancora tutta sconclusionata e poi viene montata. E qui mettono le spoglie di Lorenzo e di Giuliano, che erano state messe nel frattempo dove? Nella sagrestia vecchia dietro un altare. Lorenzo era passato in un primo tempo, appena morto, però da San Marco. Questo è il processo. Comunque, queste spoglie furono messe qui da Vasari, se non che nell'Ottocento, voi sapete che c'è sempre una gran passione nelle città storiche di andare di aprire gli avelli, io lo trovo un po' raccapricciante, però devo dire che porta a tanta conoscenza gli avelli. E insomma, nell'Ottocento non aprono questa sarcofaga, ma pensano, non c'è la scritta, pensano di aver perduto le spoglie di Lorenzo. E non sanno che erano qui. Finalmente un cartolaio, un certo Franceschini, che era un erudito, amava la ricerca, no, un cartolaio, le ritrova finalmente. Allora poi in seguito è stata messa questa scritta chiarificatrice, e poi ancora, avete visto, nel centenario della nascita è stata messa un'altra scritta là sotto, in modo che sia chiaro che queste spoglie di Lorenzo e di Giuliano sono qua. Io di fronte, scusate, mi trattengo perché essere qui è una tale straordinaria cosa, l'ho pensato, vedendolo, lo ripenso ancora, dico chissà come mai Michelangelo ha fatto prima i due e non ha fatto prima la tomba di Lorenzo e Giuliano, perché anche questo è un quesito e non credo che ci siano, approfondirò, per adesso non ho approfondito niente, ma non credo neanche che ci siano progetti di Michelangelo per la tomba. Questa Madonna sembra che l'avesse fatta per questa tomba, i santi Cosma e Damiano, che sapete che ci sono perché sono i santi medicei, furono fatti da due allievi, il Montorsi e un altro con una, va bene. Allora, già è abbastanza straordinario che questa posposizione di Lorenzo nella costruzione delle tombe. A me sembra, ve lo dico perché ci pensiate, io ci penserò, ma lo trovo interessante. Poi, ecco, di Lorenzo vorrei parlarvi, ad esempio, ancora una cosa dell'unione di Lorenzo con Giuliano, che secondo me è così straordinaria. Vorrei ricordarvi un documento che per me, il giorno che me ne accorsi, fu una sorpresa enorme. Voi tutti sapevamo che, grosso modo, che Giovanni di Bertoldo, si dice,
aveva fatto il giorno dopo della congiura dei pazzi, aveva subito preparato quella medaglia commemorativa. Ma quello che mi stupì, era la mia ignoranza che mi fece stupire, ma prima ignoriamo e poi sappiamo, se andiamo a conosciamo, era che questa medaglia è double face, cioè da una parte c'è Lorenzo e dall'altra c'è Giuliano, c'è la commemorazione di questa tragedia, viene fatta su un'unica medaglia. E voi sapete, grazie, che è straordinaria questa medaglia. Io, c'è al Bargello, poi c'è nelle fotografie, si vede ancora meglio. Quello che è straordinario, di nuovo io qui vedo Lorenzo, perché la straordinarietà ci porta a Lorenzo, secondo me, questa è la mia idea, è che è una cronaca. Le due facce raccontano la morte di Giuliano e il ferimento di Lorenzo che si salva. Avviene vicino all'ottagono, cioè l'ottagono cos'è? Il coro, no? Avviene lì e la descrizione è una cronaca diretta. Proprio se noi guardiamo quello, vediamo come una fotografia, in una fotografia, cosa è avvenuto. Perché Giuliano è già abbattuto, perché muore subito. Allora, adesso io potrei dilungarmi, ma dobbiamo, datemi anche il tempo. Chi ci descrive, ad esempio, meravigliosamente la congiura dei pazzi? Il primo biografo di Lorenzo. Primo in ordine di tempo. Chi è questo biografo? Questo Niccolò Valori, che era un, possiamo chiamarlo cortigiano in senso buono, cioè faceva parte delle famiglie Filomedice, partigianissime, eccetera, eccetera, e aveva circa, mi pare che fosse nato nel 64, quindi aveva 15 anni meno di Lorenzo. Lo dico per capire che quando Lorenzo muore nel 92, lui, se nato nel 64, quanti anni aveva? 27, non so, circa. Quindi aveva già vissuto con Lorenzo e aveva vissuto in anni di giovinezza, di adolescenza, di giovinezza, in cui aveva potuto veramente assaporare la grandezza. Voi sapete che Machiavelli, nella biografia bellissima che fa di Lorenzo, dice, all'inizio usa proprio un superlativo e dice che gli anni con Lorenzo finì, so che usa un superlativo, dice felicissima, non so, la felicissima vita che si faceva a Firenze grazie a Lorenzo, cioè felicissima. Questo dei superlativi in Machiavelli mi piace tanto, perché non fa parte solo di Machiavelli, ma lui, Machiavelli sappiamo chi è, lo usa per Lorenzo, perché per Lorenzo non si devono risparmiare gli elogi. E infatti cosa fa poi? A un certo punto dice una cosa che a me piace moltissimo, dice tutti gli elogi di Lorenzo in breve, ma poi dice infelicissimo era nella mercatura, cioè dice qualcosa, infelicissimo, cioè cosa vuol dire? Lui che era figlio, nipote di mercanti, lui la odiava proprio. E infatti il grande dissesto economico di Lorenzo e poi le accuse che gli hanno fatto, forse anche infondate, di avere derubato i parenti, credo infondate forse, derivano dal fatto che Lorenzo non se ne voleva occupare. Al fatto che non si volesse occupare della mercatura, la respingesse con odio, ci dice, come dire, è una specie di lancia spezzata a favore di una natura artistica che Lorenzo ha naturalmente e che io subito faccio andare avanti, perché in realtà questo aspetto di artista, di poeta, di letterato artista è stato un po' coperto nella storia, coperto dalla personalità straordinaria di Lorenzo come politico e come diplomatico. E non vorrei solo dire come diplomatico, come qualcuno ha detto, sì, era uno che si risolveva tutto in lettere. Sapete quante lettere ci sono nel carteggio, tutto pubblicato? 14.000,
voi pensate, questo ha dettato 14.000 lettere, non sono tutte, perché alcuni protocolli sono perduti. Lui era anche un politico e in questa vita di Niccolò Valori si vede bene. Non ho detto che della vita di Niccolò Valori, che è la prima e quindi ha un valore, è scritta da un giovane che certamente lo ha ammirato moltissimo, poi era Filomedea, da un giovane che è fresco di ricordi e di entusiasmo e si sente. Può esagerare in certe cose, ma certamente si è visto poi con la ricerca storica che tutto quello che lui dice ha una corrispondenza nei documenti, quindi non ha fatto delle esagerazioni. E quando parla della congiura dei pazzi, ad esempio, adesso non mi ricordo perché abbiamo, comunque è lo stesso, da congiura dei pazzi, lui ci dà un resoconto straordinario, ci dice una cosa che nessuno dice, che quando, poi gli altri la copiano, ma è il primo che lo dice, che quando Giuliano viene portato in chiesa dagli amici, perché Giuliano era malato e già il primo tentativo era fallito, perché Giuliano volevano ucciderli assieme per estirpare i medici. E appunto, quando Giuliano viene portato in chiesa, mi pare il Bandini, che è poi quello che lo pugnala, lo prese per le spalle, dice il Valori, perché? Per sentire se sotto l'abito aveva la protezione, non so come si chiama, quelle protezioni che servono a evitare le ferite, e sentì e gli disse, come dice il Valori, dice: ti sei ingrassato nella malattia. E comunque sentì che questa protezione non l'aveva e quindi il pugnale penetrò bene. Questo per dirvi che cos'è il Valori in queste testimonianze. Ma una testimonianza del Valori che a me piace moltissimo, mentre quella dei pazzi poi è una storia che viene ripresa, ritorna, una che fa solo lui, io ve la leggerei perché le sue parole a me piacciono tanto, è quella della congiura del 1466, che è la prima grande congiura contro i medici. Nel 66 Piero è ancora vivo, quindi la congiura è contro Piero, che da poco ha preso il potere perché è morto suo padre. E allora cosa succede? Succede una cosa per me meravigliosa. Ve lo leggo. Dicesi per certo che per consiglio di Lorenzo, siamo nel 66, lui ha 17 anni perché è nato nel 49. Ancorché giovane, Piero, suo padre, in vita fu conservato. Quindi ha salvato la vita al padre, dice. E ci dice anche come. E qui vediamo subito la straordinarietà di lui. Imperocché, avendo alcuni congiuratoli contro e posto gli agguati per ammazzarlo, tornando da Careggi, doveva tornare da Careggi più suo padre, avvertì Lorenzo coloro che in lettiga il portavano, non potendo egli, impedito dalle gotte, altrimenti condursi, il povero Piero tutta la vita non può camminare, che non per, avvertendo quelli che lo portavano, che non per la via consueta, ma per occulta e sicura, lo conducessero in Firenze. Io sono andata a vedere, c'è questa via. Dall'altro lato, cavalcando lui, Lorenzo, per la strada solita, quella normale, affermava il padre poco essere addietro. E così, ingannati, gli insidiatori, tutti e due, senza documento, si salvarono. E questo episodio è stato a lungo contestato, ma negli ultimi anni ci si crede. Cioè questa straordinaria prontezza di Lorenzo, che fra Lorenzo fosse prontissimo di decisioni, è una delle virtù massime che gli riconosce Machiavelli, che mi pare gliene riconosca tre, le elenca, dice era eloquentissimo.
ma di un'eloquenza persuasiva, e si vede quando ad esempio c'è alla fine dei suoi anni c'è la rivolta dei baroni contro il re di Napoli, si vede perché Lorenzo in una Firenze pacificatissima e felice riesce a persuadere i fiorentini a portare aiuto a re Ferdinando. Non lo volevano fare assolutamente, ma dice il valore, la sua eloquenza fu tale che alla fine capirono che se non l'avessero fatto ne sarebbe poi derivato grande male per loro. Mi soffermo su queste cose perché il modo politico di pensare di Lorenzo è un modo di visione, di visione, di capacità di prevenire, che è un'altra delle lodi che gli fa Machiavelli, perché Machiavelli dice nell'oratoria era straordinario, poi dice era pronto nell'eseguire, pronto nel pensare, pronto nell'eseguire, cioè questa un'altra parte, non so se Machiavelli o Valori, che dice, perché sono sempre frasette ma hanno una pienezza, dice, dice che era prontissimo nell'improvvisare. E questo cosa ci porta? Alla poesia, e lo faremo la seconda parte. Grazie. Allora, scusate se mi sono affermata. Buongiorno a tutti. Io suonerò una versione da me musicata, suonerò e canterò della canzone di Bacco che prima ci ha piacevolmente letto e recitato Ugo De Vita. Vi dico due cose che forse non tutti sanno su questa famosissima, forse la più famosa poesia di Lorenzo. Una volta c'erano i cosiddetti contrafacta, erano delle musiche che venivano usate con un doppio testo. In questo caso, per esempio, siamo risaliti al fatto che la musica della canzone di Bacco è un canto carnascialesco che veniva cantato nella città di Firenze per Carnevale, da un'antologia di canzoni spirituali del 1563. Serafino Razzi, monaco domenicano, ha raccolto in questa antologia i testi e anche le musiche, cosa rara perché di solito c'erano solo i testi, ha raccolto anche le musiche e alla fine di una laude alla Madonna c'è scritto «Cantasi come» e viene citata la canzone di Bacco. E da lì siamo risaliti al fatto che in realtà si tratta di un contrafacta, cioè di una musica utilizzata sia per la laude, si dice proprio laude, come si dice canzona al singolare e canzone al plurale. E questa è la canzone di Bacco, anche detta di solito famosa come Trionfo di Bacco e Arianna. Quindi io ho preferito, mi è piaciuta così tanto, si potrebbe parlare un'intera conferenza su questo pezzo a puntate anche, che ho voluto comporre una musica appositamente. La musica tradizionale che tutti conoscono è quella del canto carnascialesco, questa è una mia interpretazione. Quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuole essere lieto sia di domani non c'è certezza. Quanto è bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuole essere lieto sia di domani non c'è certezza. Questo è Bacco e Arianna, belli e l'un dell'altro ardenti, perché il tempo fugge inganna, sempre insieme stan contenti. Queste ninfe d'altre genti sono allegre tuttavia, chi vuole essere lieto sia di domani non c'è certezza. Questi lieti satiretti
delle ninfe innamorate, per caverne, per boschetti, al loro posto cento agguati. Or da bacco riscaldati, ballo un salto tuttavia, chi vuol essere lieto sia di domani, non c'è certezza. Queste ninfe anche hanno carne, dal loro essere ingannate, non può fare amor riparo se non gente ruzza ingrate. Ora insieme mescolate, suona un canto tuttavia, chi vuol essere lieto sia di domani, non c'è certezza. Questa soma che ben drieto sopra l'asino è sileno, così vecchio è proelieto, già di carne d'anni pieno. Se non può star ritto almeno, ride e gode tuttavia, chi vuol essere lieto sia di domani, non c'è certezza. Mi dà vien trieto a costoro, ciò che tocca oro diventa, e che giova vero tesoro, s'altri poi non si contenta. Che dolcezza vuoi che senta chi ha sete tuttavia, chi vuol essere lieto sia di domani, non c'è certezza. Ciascuna apra ben gli orecchi, di domani nessun si paschi, oggi siano giovani e vecchi, lieti ognuno femmine e maschi. Ogni tristo pensier caschi, facciam festa tuttavia, chi vuol essere lieto sia di domani, non c'è certezza. Giovinetti amanti, viva Bacco e viva amore, ciascun suoni balli e canti, arda di dolcezza il cuore. Non fatica, non dolore, ciò che a esser convien sia, chi vuol esser lieto sia di domani, non c'è certezza. Io piansi un tempo, come volle amore. Io piansi un tempo, come volle amore, la tardità delle promesse sue. E quel che interveniva ambo noi due, a me del danno, a lui del suo onore. Or piango, come vuole il mio errore, che il tempo fugge per non tornare più, e veggio esser non può quel che già fue. Or questo è quel che ancide e strugge il core,
tant'è il nuovo dolor maggior che il primo, quanto quello avea per qualche speranza. Questo non ha se non pentersi in vano. Così il mio error fra me misuro e stimo e piango. E questo pianto ogni altro avanza, la condizion del viver nostro umano. Sonetto fatto per una donna che era ita in villa. Felici ville, campi, e voi silvestri boschi e fruttiferi, arbori e incolti, erbette, arbusti, e voi dumi aspri e folti, e voi ridenti prati al mio amor destri, piagge e colli, alti monti ombrosi, alpestri, e fiumi, ove i bei fonti son raccolti, voi animali domestici, e voi sciolti, ninfe, satiri, fauni e dii terrestri. Omai finite d'onorar Diana, perché altra dea nei vostri regni è giunta, ch'ancorella a suo arco e sua faretra, piglia le fere ove non regna Pana, e quella ch'una volta è da lei punta come Medusa, la converte in pietra. La luna, in mezzo alle minori stelle, chiara fulgea nel ciel queto e sereno, quasi abscondendo lo splendor di quelle, e il sonno avea ogni animal terreno dalle fatiche lor diurne sciolti, e il mondo è d'ombre e di silenzio pieno. Ardo d'amore, e convienme cantare per una dama che mi strugge il cuore. Cognota chi la sento ricordare, e il cor me brilla e par che gli esca fuori. Ella non trova de bellezze rare, con gli occhi gitta fiaccole d'amore. I sono stato in città e in castella, e mai ne vidi ognuna tanto bella. Abbiamo parlato di Lorenzo, non abbiamo ancora, in generale, non abbiamo ancora detto di lui come letterato. Dobbiamo dire che l'attività letteraria laurenziana è stata un po' trascurata, perché la sua personalità politica, eccetera, ha fatto dimenticare l'abbondante produzione poetica di Lorenzo. Ma a parte questa trascuratezza e quindi non conoscenza, insomma, è abbastanza sorprendente che alla metà del Novecento, poco dopo la metà, uno come Gianfranco Contini ancora se ne uscisse, dico alla lettera, in una definizione di Lorenzo poetante come elegante dilettante. Elegante dilettante Lorenzo non lo è, perché lui spesso, molto spesso, è dentro a quello che scrive, quasi sempre direi, dipende dalle occasioni, perché poi la sua curiosità lo porta a scrivere di tutto, a ispirarsi a tutto. Abbiamo detto che gli piace improvvisare, che è velocissimo, che ha questa velocità. A me questa velocità di Lorenzo mi ha fatto venire in mente di Lorenzo, un Lorenzo che è sempre incalzato da nuove idee. E sapete Vasari di chi dice così? Di Leonardo. Dice: Leonardo non finiva mai niente, dava da finire ai suoi aiuti, perché era continuamente incalzato da nuove idee. E quindi è tant'è vero che poi una volta ho sentito un bravo studioso di Leonardo, che Vecce, che ha scritto la più bella biografia che io conosca di Leonardo, eppure ne sono state scritte tante, il quale disse: Leonardo è lo scrittore di una pagina. Cosa voleva dire? Mi è rimasto impresso perché è bello. Voleva dire che se voi vedete gli appunti di Leonardo, continuamente lui dice: e di questo scriverò un trattato. E questi trattati non li ha mai scritti, perché non aveva tempo, perché era
incalzato da, scusate, era incalzato da nuove invenzioni. E in fondo a me Lorenzo un po' gli assomiglia in questa frenesia quasi che ha, però intellettuale, che però è sempre controllatissima, perché non c'è niente che sfugga a Lorenzo. Quindi perché noi lo riconosciamo? Letterato lo fu certamente, perché intanto fu letterato coltissimo. La cultura di Lorenzo è talmente tanta, e la cultura noi sappiamo che non è solo erudizione. Io sempre ho detto, ho insegnato, ho scritto, l'erudizione è uno strumento della cultura, è tutta un'altra cosa. La cultura è qualcosa di molto più completo e profondo. Allora, la cultura di Lorenzo si vede persino in questo carteggio enorme. Non si stacca da lui, perché fa parte di lui. Questa cultura, che è anche erudizione, perché con l'erudizione si arriva alla cultura, lo porta a volere seguire, perché li ammira, i maestri. Lui poi è, come dire, orgoglioso di Firenze, e tutta la sua azione è proprio per rendere grande Firenze, magari se stesso, ma in realtà io direi che veramente gli sta quasi più a cuore rendere grande Firenze che non se stesso, anche se sa che essere grande lui vuol dire che sia grande Firenze, insomma, lo sa, perché è convinto. Voi sapete che ad esempio su un codice che appartenne a lui, io lavoravo in Laurenziana, ho avuto tutti questi codici nelle mani, so quali erano suoi, non tutti, lui non ne ha commissionati molti. Quelli commissionati da lui da giovane hanno un contrassegno bellissimo, una coroncina di alloro, perché l'alloro è il simbolo di Lorenzo, come voi sapete, Laurentius, Laurus, eccetera. Allora, in uno di questi codici, certamente appartenuto a Lorenzo, qualcuno dei suoi seguaci ha scritto Ave Rex. Questo Ave Rex ha attratto l'attenzione dei critici, perché chiamarsi re a Firenze era veramente pericoloso. Allora, come prima, come dopo, infatti la politica di Cosimo il Vecchio, qual è poi seguita? È sempre di essere i primi, ma di non apparire tali, assolutamente, perché non si deve assolutamente sospettare che i medici siano più importanti degli altri signori della città o della città stessa. Quindi Ave Rex, chissà da dove veniva fuori sto Ave Rex, veniva fuori probabilmente dalla dottrina, dalla conoscenza di Platone, che in quegli anni, grazie a Ficino, diventa il pensiero portante non solo della corte medicea, ma poi di Firenze, ma poi dell'umanesimo, eccetera eccetera. Ma questo per dirvi cosa succedeva intorno a Lorenzo. Dunque, Lorenzo, allora abbiamo detto, si occupa, cos'è per Lorenzo, se vogliamo dire, lo scrivere? È l'ozium. Basta guardare Cicerone, cioè Cicerone fa una bella differenza, Cicerone, forse anche prima di lui, fra negozium e ozium. Cioè, l'ozio è quella pausa che tu ti prendi dalle attività quotidiane. Le attività quotidiane di Lorenzo erano la conduzione di Firenze. E lui, quando poteva, io lo vedo, insomma, quando poteva avere un momento di respiro, ecco che componeva poeticamente. Queste sono cosa fa? Ha dei modelli, perché abbiamo detto prima, lui è un uomo colto, lui conosce bene Dante, conosce bene Petrarca, li ammira, riprende i disegni danteschi, perché col commentario che fa ai suoi sonetti, alcuni dei suoi sonetti, cosa fa? Lo dice, lo dichiara, perché Lorenzo dichiara quello che fa, e questo mi piace moltissimo in lui, ha questa onestà, questa limpidezza. Dice, io faccio come ha fatto Dante nel Convivio. Adesso vi dico una parola che io stessa anni fa non conoscevo. C'è un genere letterario a cui il Convivio appartiene, che si chiama il prosimetro, cioè questo misto di prosa e di versi. Se voi prendete il Convivio, se voi prendete il commentario che Lorenzo a un certo punto fa
ai suoi stessi sonetti, a una parte di solo sonetti, perché fa anche canzoni, come abbiamo visto, ma ai suoi, alcuni dei suoi sonetti che sceglie, in questo commentario lui dice, ad esempio, che appunto fa come faceva Dante col convivio, lo fa. Poi nel commentario esordisce in un modo che a me piace moltissimo, perché ci dà anche la misura di una semplicità, di una franchezza di Lorenzo. Non ha paura di sminuirsi nel dire i propri... Dice, io mi metto a scrivere questo commentario perché vedo che... Adesso io semplifico, scusate. Vedo che quelli che leggono le mie poesie, magari mi commentano, dicono delle cose che io non ho mai pensato. Allora dice, meglio che commenti io, così dico quello che veramente volevo dire. E questo lo trovo un pensiero straordinario. Poi il commentario in realtà è intriso di filosofia, della filosofia ficiniana, che sapete, l'atteggiamento di Lorenzo nella vita nei confronti di Ficino ha due momenti ben precisi. A principio, quando Lorenzo è uno scavezzacollo, perché credo che lo fosse veramente in tutti i sensi, prende in giro Ficino, appunto, adesso non mi ricordo in quale i versi, ma ci sono. E poi invece, quando è successo la cosa dei pazzi, che lo ha maturato enormemente, poi lui insomma, è maturato anche per il decorso del tempo, e invece diventa attentissimo a Ficino, e soprattutto gli piace Platone, in sostanza, quello che piace a Lorenzo, secondo me, e secondo me si impregna talmente di platonismo, poi adesso non stiamo a distinguere fra platonismo e neoplatonismo, non è qui il caso, si impregna talmente che se noi pensiamo a Platone, anche in termini semplici, vediamo che Lorenzo segue vie platoniche. Ad esempio, io mi sono commossa, proprio grazie a voi l'ho riletto, perché non è che io leggo sempre Lorenzo, insomma, però in questi giorni l'ho riletto, ho trovato che nel commentario Lorenzo arriva a una cosa che a me piace tantissimo, la sintesi, ma perché Lorenzo è veloce, non vuole mai perdere tempo, poi non vuol dire che nel commentario non scriva pagine e pagine filosofiche, e delle volte questa filosofia appesantisce anche la poesia. È finito? 5 minuti. Appesantisce la poesia. E dicevo, adesso mi sono persa, scusate. La sintesi, grazie. La sintesi, grazie che me l'avete detto, perché questo la dovete sentire. Lui definisce l'amore. Volete sapere come lo definisce? Io l'ho trovato commovente. Appetito di bellezza. Appetito di bellezza, qui sono sicura di citare. Poi, dopo aver detto appetito di bellezza, c'è 3 pagine in cui fai tutti i distinguo filosofici e dovevo dire è un pochino più noioso. Ma a me che piace la sintesi come momento che io non esito mai a chiamare morale, perché non fa perdere tempo agli altri e no, è per me un raggiungimento. E dice tutto, mi pare che aver detto amore e appetito di bellezza, poi spiega, ecco. Poi cosa possiamo dire? Che, siccome abbiamo 3 minuti, diciamo che il canzoniere è, che modello ha? Il commentario come modello il convivio di Dante, il canzoniere, il canzoniere di Petrarca, anche Lorenzo, perché scrive prestissimo, mette in ordine le sue poesie, come fa Petrarca, ma poi non ha tempo, poi le va aggiungendo nel tempo, perché adesso la cronologia l'hanno fatta negli ultimi anni, quindi sappiamo che veramente questa produzione poetica lo accompagna tutta la vita, in modo o nell'altro. E questo canzoniere, ad esempio, vorrei almeno dirvi che non è solo una produzione sulla scia di Petrarca, ma aiutato anche da Poliziano, cosa ha progettato, però c'è molto di originale di Lorenzo, di metterci anche gli stilnovisti. E questo è importante, perché gli stilnovisti che precedono sono un apporto. Petrarca da solo dice quello che dice, tanto, ma gli stilnovisti arricchiscono il tema d'amore.
questa importanza degli stinnovisti per Lorenzo e per Poliziano si vede in un codice che fu, perché si regalavano codici miniati, preziosi, in cui raccoglie 400, dal copista fa copiare 499 componimenti poetici di stinnovisti, quasi tutti toscani, ma c'è anche il Guinizelli, che ad esempio è bolognese, non solo, c'è quello Jacopo D'Alentini, insomma, 499 odi. E a chi regala? Questo si chiama il libro di Ragona. Cosa vuol dire? È la famosa raccolta aragonese, cioè la raccolta di stinnovisti che Lorenzo fa per regalarla a un figlio del suo alleato, anche se sono stati anche nemici, che è il re di Napoli, cioè Ferdinando Ferrante, come vorrete dire, la stessa cosa. E quindi vedete l'importanza dello stinnovo come nutrimento del canzoniere. Io dovrei dire ancora cosa, ma se volete, volevo solo dirvi questo, che la poesia ha momenti lirici e commossi, che in Lorenzo prevale la tenerezza, quando è veramente poeta, la dolcezza, un amore della natura sincero, quando riesce a guardare le cose senza essere, come dire, incalzato da pensieri troppo filosofici, riesce veramente poeta. Vorrei ancora dirvi che un argomento che tutti conoscete, su cui ci sono tanti errori, è Simonetta Vespucci, che addirittura, per cui lui scrisse 4 sonetti quando era già morta, sono 4 fra i più bei sonetti, perché li troverete, sono i primi del commentario. Ma quello che mi importa dire è che sta Simonetta gli stava talmente a cuore che lui, già quando lei era ancora viva, aveva scritto per lei, se avete tempo ve lo leggo, ma se no vi leggo i primi 4 versi, però tutto sta che io li trovi, ma li trovo. Scusate, perché sono proprio... Per questa Simonetta lui aveva già scritto, ma a chi aveva scritto? Aveva scritto al Duca di Calabria. Il Duca Alfonso, Duca di Calabria, era il figlio del re di Napoli. E questo Alfonso, ormai si sa che era il seduttore di Simonetta, perché su Simonetta si dicono alcune cose, alcune giuste, alcune sbagliate, e andrebbero corrette. Se noi le vogliamo correggere, abbiamo un sonetto di Lorenzo che è, secondo me, è straordinario e che è stato frainteso. Perché si è creduto che la donna di cui si parla sia una donna allegorica, sia magari l'Italia. E invece è Simonetta. Vi leggo solo i primi versi. Bastava. È intitolato il sonetto. Sonetto fatto al Duca di Calabria in nome di una donna. E questa donna è lei, che è stata sedotta dal Duca di Calabria. Bastava avermi tolto libertate e dalla casta via disiunta e torta, senza volere ancor vedermi morta in tanto strazio e in si tenera etate. Simonetta si lamenta e dice ad Alfonso, non è una donna allegorica, Simonetta, mi hai tolto la vita. Questo per dirvi cosa arriva a scrivere Lorenzo. Tu mi lasciasti senza aver pietate, è un abbandono di me, senza aver pietate di me, che al tuo partir pallida e smorta, presagio ver della mia vita corta, restai, più non prezzando mia beltade. La bellezza straordinaria, lei dice, non contava più nulla per me. Adesso io smetto perché, insomma, il sonetto però è altrettanto bello anche nell'altra parte. Se no passiamo i tempi. Grazie, arrivederci. No. Allora, in chiusura farò un pezzo che è per me un'apertura un po' anticipata,
L'ho preso dalle rime del Poliziano, Agnolo Poliziano, che in realtà era Angelo Ambrogini, Poliziano perché era nato a Montepulciano, Mons Poliziano, quindi Agnolo Poliziano da lì. Ed è una delle rime, secondo alcune classificazioni, la 122, che è Ben venga maggio e il gonfalon selvaggio. Anche qui, a differenza del pezzo che ho fatto prima, della canzone di Bacco, in realtà non si sa se c'è una musica vera o che è stata composta postuma in stile. Comunque ho fatto un mio arrangiamento e quindi ho composto una musica ex novo. Potete cantare il ritornello insieme a me perché viene voglia di farlo. Ben venga maggio e il gonfalon selvaggio, ben venga primavera che vuol l'uom si innamori, e voi donzelle a schiera con i vostri amatori, che di rose e di fiori gli fate belle il maggio. Ben venga maggio e il gonfalon selvaggio, ben venga maggio e il gonfalon selvaggio. Venite alla frescura degli verdi arbuscelli, ogni bella è sicura fra tanti damigelli, che le fiere e gli uccelli ardon d'amore il maggio. Venga maggio e il gonfalon selvaggio, venga maggio e il gonfalon selvaggio. È giovane e bella, te non si è punto acerba, che non si rinnovella l'età come fa l'erba, nessuna stia superba all'amatore il maggio. Venga maggio e il gonfalon selvaggio, venga maggio e il gonfalon selvaggio. Ciascuna balli e canti di questa schiera nostra, ecco che i dolci amanti van per voi belle in giostra, qual dura allor si mostra farà sfiorire il maggio. Venga maggio e il gonfalon selvaggio, venga maggio e il gonfalon selvaggio. Le donzelle si sono gli amanti armati, arrendetevi belle a vostri innamorati, rendete cuor furati, non fate guerra il maggio. Venga maggio e il gonfalon selvaggio, venga maggio e il gonfalon selvaggio. L'altrui core invola ad altrui doni il core, ma chi è quel che vola è l'angelo el d'amore, che viene a fare onore con voi donzelle a maggio. Venga maggio e il gonfalon selvaggio, venga maggio e il gonfalon selvaggio. Amor ne vien ridendo con rose e gigli in testa, e vien di voi caendo fateglio belle festa, qual sarà la più presta a dargli il fior del maggio. Venga maggio e il gonfalon selvaggio, venga maggio e il gonfalon selvaggio. Ben venga il peregrino, amor che ne comandi, che al suo amante il crino ogni bella ingrillanti, che gli zitelli e grandi si innamoran di maggio. Ben venga maggio e il gonfalon selvaggio, ben venga maggio e il gonfalon selvaggio, ben venga maggio e il gonfalon selvaggio, ben venga maggio e il gonfalon selvaggio. Grazie, va davvero a tutti.